La difficile vertenza dei lavoratori di Honeywell approda anche nelle aule scolastiche. Oggi c'è questo incontro al Misticoni Bellisario di Pescara per far conoscere anche gli studenti quello che state attraversando voi, un momento difficile in una fabbrica importante della nostra regione. Sì, assolutamente. Purtroppo la vertenza è sempre più difficile, più problematica, anche se lo sapevamo, però si sta rivelando veramente molto dura. Abbiamo avuto questa opportunità di descrivere quello che accade alle persone, quindi dal punto di vista umano, a delle persone che stanno perdendo il posto di lavoro, e quindi confrontarci con dei ragazzi che si stanno per immettere sul mercato del lavoro. È un confronto molto interessante, perché i ragazzi sono veramente molto assetati di conoscenza rispetto a queste tematiche, ed è una cosa, credo che sia una specie di trasmissione di conoscenze tra chi sta vivendo una situazione drammatica e chi potrebbe purtroppo viverla in un futuro, quindi è uno scambio. Questo è il primo probabilmente di tanti incontri che ci saranno nelle scuole abruzzesi da qui a qualche settimana. Vediamo, speriamo. Questo è stato un incontro che è dovuto all'interesse della professoressa Vicino, che è molto impegnata sul sociale, e quindi ci ha chiesto di fare questo incontro, qui noi ci siamo prestati molto volentieri, perché, ripeto, è un'esperienza molto interessante. Ringraziamo anche per l'interessamento il senatore Gianni Melilla, che ha fatto da tramite per organizzare questo incontro e che si sta interessando alla nostra vertenza da molto tempo, dimostrando una certa sensibilità nei nostri riguardi. Vogliamo un attimo ricordare quello che sta accadendo in queste ultime settimane, sì, alla Honeywell di Atessa. Sì, noi siamo in sciopero dal 18 settembre, oggi è il 48° giorno di presidio. Stiamo avendo un dramma perché non abbiamo informazioni, la nostra vertenza è in mano al ministro Calenda, che dovrebbe darci delle novità rispetto a quello che sta accadendo entro metà novembre, perché la Honeywell si era presa, la corporate si era presa un mese di tempo, circa a metà ottobre, quindi noi stiamo aspettando delle notizie che ci portino avanti riguardo a questa vertenza, speriamo perlomeno.